Ciao a tutti, sono Giulia Mashboom 24 e siamo tornati con un nuovo video qui sul mio canale. Scusate se non ho pubblicato in questi giorni video, ma non avevo connessione come sempre, quindi ormai abituatevi, perché succede di nuovo, è sempre colpa della saponetta, cioè della connessione. Infatti adesso devo usare la saponetta, infatti adesso sono connessa alla saponetta. Va bene, oggi andiamo avanti con Matt, che non lo porto da tantissimo tempo e voglio vedere come funziona, cioè come continua. E così sto pensando di fare tipo la settimana dei Sims, perché da tantissimo tempo che non escono video e sto ancora a tipo l'ottavo episodio, una cosa del genere. Faccio tipo la settimana di The Sims. Ok, abbiamo sempre ottenuto 300 energie. Comunque ho provato anche il Slow Calling, lo sto provando ancora. C'è sempre il problema dell'energia, purtroppo. Mi piacciono questi giochi, ma è sempre il problema, quindi una partita al giorno e basta poi. Per adesso c'è questa cosa che te ne danno 30 se guardi la pubblicità qui in alto, questo simbolo, dopo lo faccio vedere, anzi 20 te ne danno. In ogni caso sono davvero colpita dal fatto che mi abbia chiesto di andare da lui. Avrebbe potuto chiamare uno dei suoi amici e perfino Colin, per parlare di Colin, no? Invece ha chiamato me. Ah sì, per l'ultimo episodio eravamo andati a capire meglio che cosa era successo a Daryl, che eravamo in ospedale e Matt aveva invitato noi invece che Colin o altri suoi amici. E ho scoperto un altro lato di lui, che tiene davvero suo fratello nonostante le loro divergenze. Ho visto la paura sul suo volto. Scusate, io sono un po' raffreddata, quindi parlo un po' di voce nasale. Era devastato mentre attendevo notizie di Daryl, l'ha addirittura coperto con i medici e i pompieri. Uff, ci vuole pure tanto perché non ce n'è molta di connessione, purtroppo. Spero che riesca a pubblicare il video. Infilo a letto guardando il soffitto, riflettendo. Lisa probabilmente ha ragione. È possibile che finisca per bruciarmi con questi due. Nella mia, mentre inizio a formarsi una visione più nella mia mente. Nella mia mente inizia a formarsi una visione più concreta di me in mezzo ai due. E ridacchio tra me. Daryl non era biondo. No, scusate, mi sono sbagliata, non era biondo, non mi ricordo. Devo calmarmi se voglio riuscire a perdere un po' di sonno, evitando così di risultare a disastro domani in ufficio. Oddio, scusate, ho letto pure male. Scusate, aiuto questa tosse. Riesco già a vedere Cassidy mentre dice: signorina Giulia, giudicare dalle condizioni della sua faccia farebbe meglio a prendersi il giorno libero. A volte mi chiedo come abbia fatto quella siliconata, oddio scusate, ad arrivare dove si trova ora. In ufficio si dice che per lei non sia stato molto difficile persuadere la dirigenza. No, oddio, si dice persuadere, credo si dica. Oddio ragazzi, non lo so, scusate. Non so come si dice, non mi ricordo, scusate, non insultatemi nei commenti. A volte sogno di mandare lei e il suo sorrisino sprezzante a quel paese. Potresti già averlo fatto, perché non l'hai ancora fatto? Sarebbe troppo divertente. Sfortunatamente, se voglio mantenere il mio lavoro, dovrò accontentarmi di ignorarla. Ma chi è tipo il capo, una cosa del genere, non mi ricordo. Comunque decido di ripensare al viso dolce di Matt che si trovava un soffio dal mio, augurandomi sogni d'oro. Comunque due occasioni che si potevano baciare ancora non l'hanno fatto. Come volevo si dimostrare, stamattina la mia faccia tradisce la carenza di sonno. Mi sono trascinata al lavoro indossando occhiali da sole, stile VIP. Non potevo reggere la luce del sole. Al mio arrivo mi sorprende nel non vedere Matt. Immagino che abbia avuto le mie stesse difficoltà ad alzarsi. Sto coso.
mette tantissimo a caricarsi, ecco. Passa un'altra mezz'ora e ancora nessun segno di Matt. Inizio a chiedermi se non abbia proprio sentito la sveglia. Improvvisamente percepisco qualcuno dietro di me. Sobbalzo in sorpresa come svegliandomi da un sogno. Buongiorno. Accidenti, Gabriel. È tantissimo che non si sente parlare di questo, comunque. Buongiorno, Gabriel. Non c'è Matt. Coprilo. Non interferire. Non lo so. Vabbè, coprilo. No, ho cliccato non interferire. No, ecco, coprilo. Per fortuna non si era cliccato. No. Ha avuto alcuni problemi familiari la notte scorsa. Mi ha detto di avvisarti che avrebbe fatto tardi. Sì, ma se non viene proprio, non so se è stata una buona idea, vabbè. E va bene, no, dai, tanto poi posso cliccare di là, quindi non mi va di vedere il video. Oh, spero non sia nulla di serio. Era meglio farmelo sapere. No, è tutto a posto. Gabriele annuisce leggermente prima di essere interrotto da un altro dipendente. Ovviamente Cassidy. No, non era lei. Inizio a preoccuparmi. Forse Matt si è preso un giorno libero per recuperare dalla notte scorsa. Mi avrebbe avvisata, no? Mando un messaggio lì, che mando un messaggio a Matt. Che c'entra Lisa adesso, quindi mando un messaggio a Matt. Mando un messaggio a Matt. Dove sei? Gabriele è passato, ti cercava. Dopo qualche minuto senza ricevere risposta, decido di andare nella sala relax per cercare Colin. In genere è da quelle parti a quest'ora. Ma non trovo nessuno. Mi compro come si chiama? Energy drink, e credo mi servirà se voglio superare la giornata. Ciao. Ah, oddio, è vero, Marisa lavora con lei, quindi forse c'entrava qualcosa. Beh, non importa. Ormai è fatto. Ciao, di un po', hai per caso visto Matt stamane? Credo che questa sarà l'ultima energia e poi basta, perché mi dice ancora 10 energie, però dato che il video sta durando troppo e non so quanto ci metterà ad essere pubblicato, non vedo neanche il video, non faccio nemmeno il minigioco, non importa, tanto c'è poca connessione. Scusate, c'è Gaia che sta rovinando tutto il video, però non posso tagliare. Vabbè, tanto adesso si è bloccato tutto, quindi non va più avanti per quanto poca connessione c'è. Quindi niente, tanto prima ho fatto il tempo solo a leggere l'ultimo. Niente ragazzi, spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se sì, vi chiedo di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al canale. E per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, attivate la campanellina delle notifiche. Detto questo, noi ci rivediamo spero domani con un prossimo video. Spero, perché non si sa mai con questa connessione. Ciao a tutti.